con me in cabina di regia anche quest'oggi Mirko Bonocore. Buongiorno alla più brava, bella e simpatica di tutte le radio romane, non solo. Ti voglio bene. Grazie a voi. Che ti sei mangiato la melassa stamattina? Che è successo? Buongiorno, cioè, forse troppo. Andiamo a riequilibrare il tutto. Vabbè, prendo un po' di qualche insultino così ribilanciamo. Alessio Nardo e Riccardo Cotumaccio, buongiorno. Buondì Valentina, Alessio, buongiorno a tutti. Buongiorno Vale, buongiorno Mirko, buongiorno Riccardo, buongiorno, bentrovati. Buongiorno ragazzi, come state? Ma in realtà io ho il solito problema stamattina, nonostante mi sia ammonito di maglioncino pesante, sento uno spiffero d'aria che mi fa venire i brividi alla schiena, ma com'è possibile? Che ne so, sarà il torpore del risveglio, evidentemente lo vivi male, non saprei, ecco. Ma no, io fa più freddo rispetto ai giorni scorsi. Beh, ragazzi, sono abbassate le temperature, fa freddino, insomma, da ieri fa freddino. È vero, ieri un freddo bestiale, sembrava marzo, gennaio sembrava. sembrava marzo. È sconvolgente questa cosa. Sempre lucidissimo Riccardo, incredibile. Molto, molto lucido. Incredibile, poi, questo non cambia proprio. Cioè. No, poi tra l'altro fare radio in pigiama non è che aiuti molto. Moltissimo la logica della mia testa. No, neanche a svegliarsi, dici. Senti Alessio, che bello che gongola lui là sotto. Guarda, sentilo. Ale, tu non sei così scocciato di tutto sto fatto. Non ti cambia. No, io mi immagino il couture sacchiottone col pigiama che fa radio, che bello. Un'immagine un po' il couture sacchiotto. In realtà ho i pantaloni del pigiama ed è vero, sotto c'ho i calzini, quindi sotto il pigiama ho i calzini per cercare di riparare i miei piedi dal freddo. Sì. Sopra una magliettina effettivamente troppo leggera, ma c'ho un bel maglione rosso, quello con corpo sotto l'ascella. Ed è subito Natale. Ah, okay. Valentina. Tutti, entrambi si buchi sotto l'ascella che prima o poi dovremmo compensare. Ormai lo utilizzo soltanto per casa, avendo il buco. Non esco più con questo maglione, però è molto pesante. E anche il cappello da notte? Magari, non ce l'ho. Immagini. Vorrei avere anche la mascherina, quella per non vedere la luce, però. Ah, no. Ok. No, vabbè, ragazzi, no, io veramente non lo so. Comunque, vi voglio molto bene, è tutto molto bello. Ma mandatemi dei reperti fotografici, pubblicate qualcosa sulla nostra pagina del vostro risveglio. Su, non fate i timidi che non lo siete. Sempre a nostro rischio e pericolo soprattutto, eh? Sì, ma quale rischio e pericolo? Adesso si ride tutti insieme, voglio dire. Facciamoci un selfie, lo componiamo. Dai, va bene, ci sto, va bene. Adesso lo fai anche tu il selfone. Notizia clamorosa, sembra marzo, che clamorosa. Sembra marzo, vabbè, stamattina basta, è incredibile su. Comunque. Abbiate pietà nei confronti di un uomo che si è svegliato soltanto 15 minuti fa. Ma abbi tu pietà di me che mi sono alzata alle 5 e mezza, scusa, non ho capito. Perché sì, devo io pietà di te che stai ancora a letto. Però, scusate, se poi una dichiarazione d'affetto, d'amore così importante nei confronti miei o d'Alessio, non l'ha mai fatta, non l'ha mai espressa. No, ci sarà un motivo. Ha messo in imbarazzo, calcola. Te troppo. Credo. Come te credo? No. Ma hai sentito che ha capito anche il tono? Te credo. Diventato buono. Vabbè ragazzi, al massimo slovacco, ecco, più che polacco. Comunque no, polacco, che polacco. Ah, ho capito. No, stamattina bene, siamo partiti da grande. Che mi sei detto polacco? Vabbè, Alessio, fai la gatta. Dopo polacco a caso. Scusa, facciamo 3-3, fai una gaffa anche tu, altrimenti non si può. Come direbbe Richard Benson, non posso essere io l'unico che non sbaglia mai niente. Fatto male. Fatti speravo ci dassi Luca Giurato, in realtà il re delle gaffe. Però oggi sembra, è incredibile, oggi sembra 24 marzo, una cosa straordinaria, sconvolgente. Oddio, una notizia sconvolgente. Vabbè. Oddio ragazzi, eccomi qua, faticato. Una cosa straordinaria. Che belle queste giornate in cui si può uscire, si può andare a fare una bellissima passeggiata. L'importante è che vi copriate bene, ecco. Ma esiste ancora una mattina? Lo fanno ancora? Temo di sì, ma non con Luca Giurato. Sì, no, vabbè, immagino qualcun altro, io non so neanche perché mi ricordo che esiste. Che poi l'addio di Luca Giurato è passato in sordina, ma ormai sono tantissimi anni che lui non conduce più. Anche 96 anni, voglio dire. No, vabbè, 90, lui è un grande romanista, viene spesso all'Olimpico. Pensate, Emilio Fede non dirige più il TG4, grazie, a 100 anni ormai. Emilio Fede ne ha veramente 100, Luca Giurato forse qualcuno in meno, dai, rispetto a quelli
quelli che gli hai dato. Ve lo dico, aspetta, subito. Te lo dico subito. È del 39, beh, c'è 80, oh. Ha fatto il 23 dicembre, un'ottantina, beh, insomma. Non è proprio Luca, Luca Giurato ha 80 anni? Sì, ragazzi. Sì, ragazzi, il tempo passa. Vabbè, ma scusa, ma da quant'è che non vediamo però una foto o un video suo? Perché da che quando me lo ricordo. È del 40, Luca Giurato, del 40. 39. Per chi dice 39, chi guarda, dice 40, non so, Wikipedia mi dice 23 dicembre quel 39, poi non lo so, insomma. Ma perché il mio Wikipedia dice 40 invece, scusate? Ah, perché non è lui. Sì, è lui, attenzione. Aspetta, ci sono due. A me si aprono due pagine, sempre a firma Wikipedia, però. Anche sì, a me. Questo è anche strano. Me, sì. Una 40, una. Vabbè, comunque va per gli 80. Persino, se non l'ha fatti. Persino internet non ci capisce niente sulla natura del mio compleanno. Ragazzi, una cosa incredibile. Un uomo misterioso, poi dici. Cioè, veramente. No, il bello è che tra i vari articoli che si leggono su Google c'è Luca Giurato scomparso dalla TV da anni. Madonna, ecco, vero? Che ne ha fatto. C'ha semplicemente 80 anni, forse. È normale, ragazzi. Ah. Si può. No, continuiamo a dire largo ai giovani e poi ci stupiamo. Se sono 80 anni poi, non trasmette più. No, poi con tutto l'amore, era rincoglionito 20 anni fa, figuriamoci. Vabbè, un po' di rispetto, però. Io voglio bene a Luca Giurato, perché comunque è un personaggio della televisione a cui siamo tutti affezionati. Però insomma, secondo voi il Giurato era realmente così rimbambito come Antonella lì era veramente così svampita? O ci hanno giocato? Prendo due nomi che insomma risaltano su tanti, no? Per goffaggine, o ci hanno giocato per tanti anni? Secondo me la prima opzione è diventata la seconda negli anni, cioè Luca Giurato ha sempre avuto la gaffe dentro di sé, ma ce l'aveva anche quando la TV era in bianco e nero e diceva il Corriere della Sega, e quindi poi poi negli anni, secondo me, avendo anche ormai detto a se stesso io sono fatto così, ci ha pure un pochino campato, ma ha fatto anche bene, ci ha fatto fare tantissime risate, ci piace così. Sì, no, assolutamente. Sì, sono d'accordo. Poi alla fine, quando questi personaggi diventano personaggi con la P maiuscola, un pochino giocano anche con il loro essere originali, con le loro piccole originalità, quindi ci sta assolutamente. Però effettivamente poi Luca Giurato era. Mi è sempre sembrato un puro, ecco, non mi è sembrato un falso, uno che ha magari messo davanti alle telecamere un qualcosa di diverso rispetto a quella che era la realtà. Lui effettivamente era così, poi è normale che alla lunga ci si giochi anche un pochettino. No, ma ci sta, ma fa pure, fa spettacolo, alla fine è anche divertente, insomma, cioè, se noi ridiamo ancora oggi proprio per questo, per cui poi sfruttare ancora la propria propensione anche di assoluta imperfezione è comunque un, secondo me, un pregio, cioè insomma saper giocare su se stessi, no? Ecco, senza esagerare chiaramente, però sono usciti comunque. Ma sì, ma lui ha rappresentato tutti noi, dai, tutti noi che magari ogni tanto facciamo qualche gaffo con gli amici, con dei colleghi. Luca Giurato le faceva ogni mattina in diretta nazionale. Sì. Uno. Più di una volta anche. Buongiorno al pubblico femminile, buongiorno al pubblico maschile. Sta storia 11 qui. E abbiamo preparato questa bellissima come si chiama? Ah, non ho capito, ma è lo stesso e io comincio. È sempre confuso comunque, cioè. No, io guarda, non dimenticherò mai, secondo me, la gaffa per eccellenza quando lui diede il buongiorno al presidente dell'associazione ciechi, che purtroppo per lui era anche invalido, non aveva una mano. No, vabbè, sì. Già di base non si dà una mano a un cieco, fondamentalmente, essendo non vedente, e lui diede la mano a un non vedente senza mano. E non sazio gli disse vabbè di sedersi, e dopo una breve introduzione gli disse vediamoci insieme il servizio, e quindi siamo lavoro totale, no. Grazie, hai fatto l'olin, cioè una tripletta assurda. Ma si può dire che lì però forse l'errore degli autori di affidare questo ragazzo in mano a Luca Giurato, cioè nel senso che a un certo punto, no? Forse lo potevi immaginare, che ne era il caso, perché io lo chiamo spettacolo, mi piace. Ma sì, guarda, quando è fatto bonariamente senza essere offensivi, alla fine secondo me poi c'è sempre un sorriso di fondo. Certo un bello lin, cioè se lo faceva apposta forse non ci riusciva a farle tutte e tre queste cose qua, però vabbè, insomma. Mentre io ho scovato, siccome sai in questi periodi in cui non abbiamo moltissimo da fare durante la giornata, ci dilettiamo anche così, abbiamo più tempo a disposizione anche per delle cose estremamente frivole e anche per andare a scoprire magari su internet. A me piace molto per esempio cercare su YouTube dei video particolari nascosti, magari pochissimi hanno visto. Ho trovato delle trasmissioni molto interessanti, delle vecchie puntate
di ottava nota, se non ricordo male, il programma che Richard Benson conduceva su TV a 40 addirittura, era un programma musicale negli anni 80 e 90, e ragazzi è veramente spaventoso perché lui è serio, inappuntabile con il suo vocione assolutamente lucido, Richard Benson giovane, lucidissimo, e così riesce a sciorinare delle chicche musicali, una cultura impressionante. È veramente un documento interessante. Guarda, se poi su YouTube sentitelo, no? Sentiamocelo un po' più. E per fortuna, lo dico proprio così, tutti i giornali esteri mi danno ragione anche a me, su quello dei Deep Purple almeno, anche su quello di Gilbert. Una critica disastrosa dappertutto, per cui non solo io la penso così, ma anche altri. Questo... Eccoci qua. Ragazzi, allora, ma quanto sarebbe bello adesso, veramente, a parte gli scherzi, ne abbiamo già quasi parlato qualche mattina fa, quanto sarebbe bello ideare una rubrica musicale all'interno del nostro spazio? Con lui. Sì. Dedicare magari una rubrica, non lo so, mezz'ora a settimana sulla musica con ospite il vero Richard Benson. Sarebbe uno spettacolo totale. Sarebbe straordinario poi riaverlo con quella lucidità, che poi chiaramente Benson negli anni è cambiato anche come personaggio. Più che altro intorno alla seconda metà degli anni 90 lui ha preso quella piega un po' trash, no? Rispetto a quella culturale a ottava nota, sì, un pochino più trash. Ho un quiz per te, Riccardo. Sì. In quale film troviamo Verdone e Benson insieme? Ma è facile, questo è facile. Il giorno che ti ho incontrato. Ma bravo, bravo. Non è che deve essere forza difficile. Tante curiosità che molti non sapranno, e con la scusa l'abbiamo detta. Tra l'altro, film, sbaglio, del mio stesso anno di nascita, 92. Vedi? Poi Ale, pure per fargli fa bella figura, brutto è un baccaglia subito, no? Voglio dire, no, ho detto facile, facile. Però... Chissà se Riccardo sa come deve fare una uno, è calma. siccome Riccardo è quasi uno studioso della vita di Richard Benson, immagino che saprà anche questa. Nella filmografia di Richard Benson, oltre a Maledetto il giorno che t'ho incontrato, appare un altro film. Che film è? Era un film precedente, vero Ale? Era di... No, guarda, era un film non famosissimo di metà anni 80, però adesso non mi ricordo il titolo. Comunque sì, hai capito bene. Il film si chiamava L'inceneritore, regia di Pier Francesco Boscaro, degli Ambrosi, del 1984, un film in cui appare appunto Richard Benson. Però non si sa molto di quel film lì, vero Alessio? No, non è un film rimasto particolarmente nella storia. No, tra l'altro, ecco appunto, andando a rivedere quel video di questa trasmissione, ottava nota condotta da Richard Benson, ho riscoperto anche TV a 40, che è un'emittente storica romana di tantissimi che esisteva tantissimi anni fa, e io ricordo un altro programma storico che veramente forse i più appassionati, i malati di calcio come me, possono ricordare, una trasmissione che si chiamava La voce dei tifosi, condotta da Claudio Rosi, che andava in onda ogni lunedì sera post partita praticamente della Roma, e c'era questo giornalista, questo personaggio Claudio Rosi, che praticamente dava spazio agli interventi dei tifosi, un'ora e mezza con tutti gli interventi dei tifosi e con le immagini magari delle partite che si erano giocate il giorno prima. La voce dei tifosi, programma storico, trasmissione storica, che andava in onda su TV a 40, che appunto era emittente, che adesso non credo esista più, però è stata un'emittente storica locale, appunto romana. Sì. Sempre romana. Sì. Vedi? Non sapevo che Richard Benson avesse condotto un programma addirittura su TV a 40. Io lo ricordavo per La voce dei tifosi, che era appunto questa trasmissione che andava in onda a fine anni 90 più o meno. Invece ho scoperto che anche Richard Benson conduceva uno spazio su questa emittente. È stata una scoperta curiosa. Quindi le TV romane, anche quelle private, che hanno scritto la storia di tantissimi personaggi della nostra città,
da Benson in poi, ma anche hanno raccontato benissimo il calcio nazionale, eh? Vediamo se qualcuno all'ascolto, se qualche ascoltatore ricorda come me un pazzo, ricorda come me la voce dei tifosi in onda su tipo A40. Vediamo se c'è qualche malato totale anche di emittenza romana che ha questo ricordo. Vedi? Dai, lanciamo questo guantino di sfida, dai, così in caso ti viene fuori dei ricordi tutti quanti insieme. Voi che siete all'ascolto, 342-7912-362 per i vostri ricordi. Un fiorino, carino, carino. È curioso. E a proposito di TV, che belli che siamo stati ieri sera tutti e tre insieme a 56 chat. Oh, hai visto che belli? Partecipiamo, sì. Noi partecipiamo a tutta questa storia qua. Tra l'altro c'è. E tra l'altro io e Vale abbiamo fatto anche una cosina, ma non è stata montata in tempo, ovviamente, perché l'abbiamo mandata un po' tardi, ma credo che andrà in onda nelle prossime serate. Insomma, una cosina molto molto rapida e veloce. Sì. Però carina. È veloce da vedere, l'esecuzione è stata un po' più nodosa. Ci abbiamo messo un'ora. Diciamo che la tecnologia non sempre ci assiste, quindi ci siamo divertiti molto dietro le quinte. Insomma, da casa a casa, chiaramente. Però anche così lontani riusciamo a fare delle cose carine. Ci proviamo almeno. Insomma, il pensiero tutto il giorno va dai a chi ci segue, devo dire. Perché io e Vale ovviamente restiamo nelle rispettive abitazioni, ci vediamo solo nei sogni di Vale. Esatto, e nelle telefonate di Alessio, pensa. Però ci incontriamo nei sogni, sì. Sono degli incontri calienti. Sì, sono molto belli, ma adesso ti stai allargando. Non te l'ho quantomeno mai svelato, ecco, aspetta che te lo sveli. Però lui giustamente nel dubbio viaggia verso il capo. Ma sì, dai, era un punto di partenza, un punto di inizio. Sì, va bene, niente, ha trovato un nuovo spunto in questa quarantena dopo questo sogno adesso. È una nuova motivazione nella vita, devo uscire da questa quarantena per scoprire che sogno era. Ecco, oggi è cambiato canzone, ci ha messo questa qua un pochino sexy, Ale, capito? Sexy addirittura. Ieri era partito romantico. Beh, questa dai un pochino più, no? Appunto, ecco, no, non posso ripetere tutto quello che dice Boroncolo. Vabbè, però questa è da pastagnata, sì, questa è da sottofondo, questa... che si presta. Dai, ieri ci aveva messo il tempo delle mele, che era romantica e basta. Questa invece c'è te, con questa voce sospirata. Questa è proprio da una classe dessert con un po' di panna, un po' di. Allora, con tu faccio devi staccarmo là, col buco sotto la ascella e i pedalini, stai calmo, per favore. Sei sempre spaccato. Un po' di panna. No, vabbè. Calmati allora. Ma poi devi sempre mangiare un po' di dessert. Cioè sta musica, dessert, lui pensa a dessert. Mi immaginavo, sai, una fragola con la panna, sì. Insomma, un bicchiere di vino anche. Vabbè, ecco, un bicchiere di vino se lo appoggio, per esempio. Magari un bel rosso che accenda le passioni. Rosso, un bel rosso. Ho aperto una bottiglia l'altro ieri per fare un brindisi su Skype con degli amici. Questo è il bel sogno di aperitivi nel quarantena virus. Io pure ne ho aperta una, ma da solo, una bestia. Di un buon Montepulciano abruzzese. Io un Merlot. Ci sta sempre gradevole. Alessio nulla, chiaramente, aranciata. Io non sono un amante del vino, questo difetto. No, non è un difetto, sono gusti. Vabbè, Alessio preferisce la birra. Io sì, preferisco la birra. Birretta, che ci sta pure quello, perché uno dei miei amici in aperitif, collegamento aperitivo, la birretta, giustamente. Un altro non so che si sta. La birretta fresca ti rimette veramente al mondo, la birretta gelata. Sì. È una cosa che soprattutto d'estate, insomma, tra un po', se passata questa gelata improvvisa mai richiesta, stamattina ho ritirato fuori un cappello, c'era lo zuccotto, sono arrivata con lo zuccotto, c'è una cosa raccapricciante. L'altro ieri 24 ore fa stavo in giardino scalza, vabbè. Questa è la vita, però insomma tornerà l'estate, ci andiamo incontro e arriveranno quelle belle birrette ghiacciate, Ale, dopo che ti rimettono, no, in pace con l'universo, sperando che l'universo cominci a risponderci anche in maniera positiva, visto che al momento è tutto un gran casino. Infatti dopo il break volevo commentare con voi anche un pochino di ultime, diciamo, perché la giornata di ieri è stata abbastanza fervida. Intanto facciamo un po' un punto anche sugli altri paesi, perché stanno cominciando a chiudere tutti. In Spagna la situazione è drammatica, e anche dall'Inghilterra, insomma, arrivano notizie di lockdown, se sono svegliati pure là, insomma, se è meglio tardi che mai. E c'è tanto da dibattere invece nel nostro sistema calcio, perché sono tante le proposte sul tavolo per riuscire a rientrare dalla crisi che chiaramente sta andando scena in questo momento, per cui facciamo un po' di una piccola scaletta e commentiamo un pochino le notizie che stanno uscendo e più che altro gli argomenti che si stanno trattando. Siete d'accordo? C'è anche la tematica Olimpiadi molto calda stamattina, eh? Sì, e trattiamo anche quella, chiaramente.
Sì, ma tu immagini Cotu una Catoni costretta a non andare al mare per le prossime settimane? No, questo Cotoni, io mi faccio arrestare, non scherziamo. Sì, cioè, sì, esatto. Io stavo immaginando nella mia testa esattamente questa scena: cioè la Catoni viene fermata dalle forze dell'ordine, arrestata perché cerca di raggiungere il mare. Perché lei si farebbe tranquillamente arrestare, cioè, pur di andare al mare, pur di sfidare. Capito? Io chiedo alla cortesia di farmi fare la quarantena al mare. Se trovo un'abitazione tempo X, cioè trovo qualcosa. Proprio, Sì, mi monto la tenda. Ho la tenda, vado a fare campeggio a Focenne. E poi non proprio in spiaggia, ma bagna asciuga stile Catoni. Cioè, si mette là che la sdraia, si mette lì vicino all'acqua. Però posso dire, sì. Da metà maggio in poi io faccio compagnia alla Catoni, anch'io voglio questa quarantena. Bravo. Tra l'altro Ale, ho un'idea, insomma, se io veramente mi auguro, ora, a parte gli scherzi, che possa terminare prima questo momento così, così complicato. Ma non dovesse, io un'idea ce l'ho. Ecco, quindi dal mio sogno possiamo partire per una collaborazione, caro Alessio. Lo metto come motivazione, così mi si è capito, mi si carica. Cioè, nel senso che no, abbiamo anche un loco dove potremmo andare a fare la quarantena. Ecco. L'abbiamo. E quindi, bravo, permesso per lo spostamento, 5 minuti, dateci 10 minuti per arrivare. Poi non si muoviamo più, giuro, non contaminiamo nessuno. Però io già ci ho pensato a questa cosa. Io da metà maggio alla quarantena me la voglio fare esattamente in quel loco perfetto, ci organizziamo. Vabbè ragazzi, ho capito, non è che nessuno contagia nessuno, ma lui c'è una casa. Io vi ricordo che fate radio e avete una responsabilità nei confronti dei vostri ascoltatori, quindi non dite queste cose e date del buon esempio. Noi infatti diamo il buon esempio. Bonocore giustamente dice: nelle seconde case non ci si può andare il weekend, è vero, l'abbiamo letto in rassegna anche sabato. Noi ci andiamo di martedì. Esatto. Perfetto, che poi ci rimaniamo, ci muoviamo più. Ma chi si muove? Ma fino a ottobre chi si muove? Ti mandiamo qua Cotumaccio, che tanto è sempre sveglio, reattivo, attento, tutti gli sguardi di Montesano, eccetera. E Alessio siamo al mare, una connessione sola, due cuore in una capanna, una cuffietta in computer. Grande considerazione di Cotumaccio. Cotumaccio fa la quarantena all'interno degli studi delle radio stereo. Se la fa lì tutta e noi ce la facciamo al mare. Sono pronto. Raga, così faccio pure mangiare bene Alessio. Dai, datemi questa possibilità, anche ad un mese, non di più, ve lo faccio uscire un figurino. Ragazzi, ma se io e la Catoni facciamo la quarantena per 4-5 mesi, c'è più probabile che Nardo venga fuori magro che la Catoni venga fuori grassa dopo i 4-5 mesi insieme. Secondo me è la seconda. Pure secondo me. Mi comincia a fare solo spaghetti, guardate che fine che faccio. Aiuto, usciremo ciccioni. Però c'è una molto terza felice opzione. Qual è? Enzo, vado di sta calmo però. No, mammena. E comunque nel 2020 ci sono le precauzioni, Enzo, voi, cioè pure fosse. Non è che dobbiamo fare. Ha detto, ho capito, non l'ha detto alta voce. Sono le ipotesi, Enzo, voi. Cioè, può essere una terza opzione. No, l'enze parte ipotesi. Fatta affare tua. Cioè, l'enze ipotesi, esatto. Intanto un po' di. Poi è un po' ingrifato, Enze poi. Pochino. In queste mattinate. Sì, comunque, ma poi è subito catastrofista in ogni caso. Cioè, voglio dire, non è che se no, ecco. Che diamine. Sì, è bello se lo vuoi, Mirko, ho capito. Adesso non facciamo sempre, ma è bello quello che ti piace, tanto per cominciare. È bello cosa? Io Fio Denardo non lo voglio. Lo farà con qualcun'altra. Scusa, devo sopportare lui e pure un figlio. No, ma stai scherzando? La condanna. Beh, neanche a brutalizzarmi così, un Nardino. Un Nardino. Lei dice Nardino, ma. Però penso che è carino un Nardino, che sarebbe. Perché Nardino già polemico, è già polemico. Sicuro. Appena uscito. Sicuro, sicuramente no, non prende. Il Nardino se la prende con lo stesso. Dopo un secondo che esce fuori, maledetta incompetente, mi ha tirato un capello. Vabbè, adesso però calmati. Scusa, sì, non vale anche una notizia di colore per spegne un po' anche il dibattito, perché tanto ci siamo capiti. Ma per chi insomma amasse i cartoni Disney, vado sul cinema perché voglio distrarmi in questi giorni. È arrivata in Italia Disney Plus, che è la piattaforma Disney con tutti i cartoni e film Disney degli ultimi 40 anni. È una roba straordinaria, Vale. No, voleva essere piccolo dolce Cotu che guarda ancora i cartoni. Vabbè, adesso non dire no come se ti vergognassi, non c'è niente di male, no. I cartoni sono belli. Lo dico, ragazzi, a me non piacciono tanto quelli moderni. A me piacciono tanto quelli vecchi, diciamo così, ecco, mi trovo perché non è soltanto una piattaforma d'archivio, chiaramente. Ci sono per esempio, per farvi capire, anche film Marvel, quelli usciti negli ultimi 15 anni, famosi. Sogna andare di
C'è anche Re Leone che adesso è interpretato in questo momento. Sto prendendo in colpa Mirko. Che ci sono anche i film dell'amata Pixar che Alessio apprezza molto: Toy Story, Monsters Inc., Ratatouille. E poi tantissimi. Ma siccome poi la Disney negli ultimi 10 anni si è comprata tutto, cioè non si è comprata giusto me, Alessio, ma adesso si è comprata questa tutto. Questa dura accusa, però, No, beh, un complimento. Ci sono per esempio anche i documentari e i film. La Disney come Zuckerberg, allora parliamo. Come Zuckerberg. Beh, ragazzi, la Disney si è veramente presa tutto fondamentalmente. Quindi c'è un gran catalogo. Il Codomascio ci proponiamo per fare Timon e Pumba. Sì, ecco, Timon forse è troppo magro per tutti e due, ecco. Sì, ma faremo entrambi Pumba. Trovate uno spunto e mettete va a dieta. Ma guarda, mai una motivazione voi due, eh? Fate, come si chiama? Quello magro? Sì, ma è Timon. Ah, è Timon. No, ma a parte che pur mettendoci a dieta non riusciremo mai a diventare magri. Ma è uno che si chiamava Simon perché c'erano la zeppola e quindi si dice Timon. Mamma ho capito, mia, dico. È un Simon con la zeppola, proprio Timon così. Timon. No, è Timon, è Timon. Okay. Sai che ne so. Ma l'ho capito. Il nome del suricato. Senti, Nini, scusami, io sono cresciuta col libro della giungla, tutte ste robe moderne, hai capito? Ecco. Vada a vedere Mowgli, è arrivato, sta rompe. Va a vedere Baghera, Balù, quelli hanno detto. Scusa, il Re Leone è uscito nel 94, tu avevi 15 anni e non l'hai visto. E io mi vedo Beverly Hills, infatti, nel 94, stava rota con Dylan, cioè non è che muore il Re Leone. Vabbè, Re Leone. Era innamoratissima, non ho capito, era una ragazza impegnata. C'aveva una voglia, Valentina. Eravamo fidanzati ufficialmente. Cotumaccio, ma insomma, No, ma che modo è questo? Ma io dico veramente. A parte che nell'estate del 94 non c'ho nessuno. Stavo pensando. Sto Valentina, no? Sì? In studio da sola, dirige l'operazione. Sono le 10. Sono le 8 comunque, non so le 10. Vabbè, ma non l'ha attaccato. Se avessimo fatto tardi noi, ci avrebbe bastonato. Ragazzi, me lo faccio per tenervi. Non abbiamo. Vi siete accorti che abbiamo delle pause che non esistono? Devo dire. Ce ne siamo accorti, ecco. Ce ne siamo vi siete accorti che è un momento quantomeno particolare? Vi siete accorti anche che per parlarci un punto in più con voi perché mi mancate, chi se ne frega? Ecco, allora non mi scozzate. Guarda che sto veramente. Stamattina neanche. Bella. Domani, perché ora non c'è più tempo, voglio sentire un po' di protagonisti perché c'è anche. Tra l'altro, che qualcosa che volevo sentire anche Tabares, pure lì ha fermato tutto il maestro perché ha detto no, ragazzi. Perché domani abbiamo una bella carrellata. Domani una bellissima carrellata, esatto. Ciao. Paolo Rocchetti, buongiorno. Buongiorno Valentina, buongiorno a tutti. Come stai, Paolino? Tutto bene. Oh, mi fa piacere. Ieri ti ho sentito un pochino meno, ma credo che tu sia stato un pochino più in relax. Spero almeno, mi auguro. Ti stai normalizzando, sì, sempre, a casa, stai tranquillo. Quello, film, serie TV, si va avanti così. Si va avanti così. Tra un po' finiranno le serie TV perché veramente. No, per fortuna ce ne sono veramente tante da vedere, sempre grandi novità. Allora, diciamo, l'abbiamo sempre detto scherzando, no? Ci servirebbero 3 anni a casa per vedessere tutte. Ecco, speriamo di non arrivarci, di uscire da questo fatto, esatto. Che ancora ce ne mancheranno molte, però effettivamente di materiale ce n'è, dai. Per cui tenerci compagnia in questo momento, tutto se uno è un estimatore di questi prodotti, ce ne sono veramente tantissimi. In più ci sono le letture, ti dico un po' di sport perché mi sembra che vi siete un attimino impigriti, là, imborsiti a casa, però insomma un'insalatina ogni tanto, una chiamata con qualche amico. Mi direi è tornato anche l'inverno, quindi per fare sport, dai, fa freddo, non ti va. No, questa è una cosa bruttissima, cioè veramente una disgrazia che spero duri pochi giorni, sinceramente, ecco, grazie. Sì, dovrebbe durare fino a giovedì, così dicono. Vabbè, fino a giovedì si può fare, oggi è già martedì, no, perché veramente ragazzi stamattina 3 gradi lo zuccotto, cioè, déjà vu, una cosa brutta, il giorno prima stavo scalza in terrazza al sole, avevo caldo, mi sono mezza bruciata la faccia, cioè, per favore, una via di mezzo, non fate così che già il periodo è duro, almeno dateci il sole e il tepore che si sta tanto bene. Tra l'altro Paolo, pensavo che tra un po' impazziranno forse questi dispositivi che abbiamo anche sul telefono eccetera, perché c'è talmente una mole di chiamate, videochiamate rispetto al solito, visto che la gente non può vedersi, che boh, strano che ancora reggano. Infatti speriamo non succeda, perché ieri qualcosa era uscito su questa cosa qui che stai dicendo. Vedi. Potrebbero crashare ovviamente applicazioni come WhatsApp per la mole di videochiamate che ci sono in questi giorni, quindi sì, questa possibilità c'è.
Speriamo che non accada, però c'è questa possibilità. Speriamo di no. Invece, cos'è che speri che accada nel mondo del calcio? Ti sei documentato questa mattina sulle tante cose, e poi in realtà uscite quasi tutte ieri, insomma, di cui si sta dibattendo. Si fanno passi in avanti. Intanto l'UEFA ufficialmente ha spostato tutto, e già mi sembra un bel passo rispetto alla, no, la titubanza che c'era fino a poco fa, che era un po' insensata. Beh, direi si sono accorti che forse le date di Europa League e Champions andavano spostate, e così è stato. Quindi né il 30 maggio a Istanbul né il 27 a Danzica, quindi non c'è una data ora per le finali. È anche giusto così, vanno giocate prima altre partite e poi capiremo come, quando e dove giocare queste finali, quindi c'è tempo, e giustamente anche la UEFA si è messa a spostare le finali delle coppe. No, mi sembra una decisione giustissima. Sì, non aveva nessun tipo di senso lasciarle così, anche perché tanto non erano impraticabili, per cui poi se ne riparlerà se e quando. Qua bisogna intanto capire se verranno mai finiti i campionati, cosa che peraltro anche lì ne parlavamo prima con Alessio Riccardo, io interromperei tutto punto, cioè stanno andata così, ricominciamo da capo, perché proprio sono inassegnabili. Non si sa quando veramente si riuscirà a riprendere, se si riusciranno mai a portare a termine. Si accavalla tutto, parlavamo prima pure del mercato, ne parlo di nuovo anche con te Paolo, insomma sono trattative già fatte, giocatori già di altre squadre a partire dal 1 luglio, già in maniera, perché hanno già le firme, no, fatte magari a gennaio. Diventa tutto un accavallarsi di cose che secondo me veramente perde molto senso. Poi vedremo. Ripeto, in Italia come in altri paesi abbiamo tanti giocatori che sono in prestito fino al 30 giugno, e se tu riprendi il campionato e magari si continua a giocare fino a luglio inoltrato, come fai? Devi fare una deroga a tutti questi giocatori, ai contratti di questi giocatori, tu hai degli accordi con le società. È un bel guaio in questo momento, è un problema anche questo qui. La Roma ne ha tanti, ma ne hanno tanti anche altre squadre. Quindi c'è da capire che si vuole fare anche con il mercato. Anch'io la chiuderei qui sinceramente questa stagione, però non so se è l'intenzione di chi comanda in Serie A, diciamo così. Forse l'idea di riprenderlo comunque in estate c'è, e vediamo un pochino. C'è chi parla addirittura di tutto luglio, quindi fare proprio un campionato a luglio inoltrato. La vedo difficile sinceramente, anche perché poi devi preparare il prossimo di campionato, e ci saranno gli europei il prossimo anno, quindi non si può accavallare tutto, non si può andare tanto oltre, e comunque non è che puoi giocare un campionato e dopo una settimana ricominci a giocare l'altro campionato. No vabbè, senza senso, dai, capito? Ma non si può fare, secondo me. Poi per carità, vediamo quello che decideranno. Intanto ci sono diverse proposte sul piatto, a prescindere poi dai campionati. Ora vedremo come decideranno di fare, perché poi le voci sono tante. Il discorso che facevamo prima pure con Alessio è che leggiamo anche dalla Francia, che se non vengono portate a termine creano veramente un deficit enorme, ed è per questo che si sta cercando di capire fino all'ultimo se si riusciranno a riprendere e a portare a compimento. Io capisco tutto, ma mi sembra proprio difficile la fattibilità. Però insomma vediamo quello che sarà chiaramente deciso. Per quanto riguarda l'Italia, Paolo, leggevo di proposte proprio per, insomma, si stanno un po' interfacciando, no? La Lega, la FGC, l'Associazione Italiana Calciatori, chiaramente anche il governo, per cercare di sgravare i club da tutto questo deficit, senza però influire sul governo, quindi rivedendo un po' quelli che sono i decreti legge, il decreto dignità, la legge Melandri, facendo un totocalcio addirittura ad hoc che dia gli introiti alle squadre, chiaramente abbattendo gli stipendi, gli ingaggi dei calciatori, già solo con quelli si rientrerebbe di parecchio in poco tempo. Insomma, ne sono tante le cose sul piatto. Ora vediamo poi, perché sono diversi tavoli tecnici che dovranno tenersi per capire cosa decideranno. Poi c'avevo tutti i dottori che mi sono persi. Fantastico. Sì, è vero, perché tra l'altro soldi se ne stanno perdendo veramente tanti in ogni settore, e uno dei settori più ricchi era proprio il mondo del calcio in Italia, e ne sta perdendo veramente tanti con questa storia. Quindi è normale che forse i giocatori dovrebbero tagliarsi l'ingaggio in questo momento, e mi sembra anche giusto sinceramente, non ci dovrebbe essere molto da chiedere, dovrebbe essere questo e basta. Però
vedo che ancora accordi non ce ne sono, quindi sarà una strada ripida secondo me. Sì, credo anch'io, però bisognerà trovarlo qualche accordo, anche perché sennò da qui non se ne esce, insomma, quindi sinceramente, insomma, credo che, voglio dire, le proposte ce ne sono tante, ora vediamo quando si siederanno. Qua leggo di tavoli tecnici, insomma, ci sono, cioè, tutto il riassunto di quello che in 9 giorni è successo, quindi tutte le riunioni che sono state fatte. Ora vediamo chiaramente come si deciderà di ripartire, le cariche sono lì a dialogare, il fronte chiaramente poi col governo è sempre aperto per trovare le soluzioni migliori, ma d'altra parte se non si fa uno sforzo tutti non se ne esce, ma questo poi in tutti i settori, come il governo sta cercando ora di dare una mano a tutti gli esercenti, i commercianti, gli impiegati che sono in difficoltà, quindi rivedendo il deficit economico di un paese che ha la stessa economia al momento bloccata, lo stesso bisognerà farlo nel mondo dello sport, se no si crolla punto, ma quindi non nessuno può essere intransigente in questo momento, Paolo, c'è poco da fare. Ma sì, no, in ogni sport, tra l'altro, sport certo, ricchissimi come la Formula 1 ad esempio, che quando si ferma per una gara ancora non hanno una data nemmeno loro, e quindi sono problemi veramente importanti. Pensiamo a sport molto ricchi, oltre al calcio, basket, NBA e Formula 1, non c'è una data ancora per riprendere i campionati, quindi se loro stanno così è normale che tutto il mondo stia in questo momento ancora senza sicurezze, è giusto così anche perché non ne possono avere. No, non ne possono avere, tra l'altro adesso si sta dibattendo anche sulle Olimpiadi, quindi vediamo un po' pure là che cosa si deciderà, che quello è un altro bello scontro, perché c'è chi preme per farle, perché pure lì è una perdita enorme non farle, ci sono tanti sportivi che peraltro neanche arriverebbero magari ad un eventuale spostamento tra qualche anno, perché c'hanno una certa, c'è anche da dire questo, perché, no, per dire la nostra Pellegrini su tra tutte, per esempio, che sta allenando da tantissimo, è ancora una dea assoluta, però mai sposti di 1 o 2 anni, e lì quando insomma una certa data grafica superata non è scontato che tra 2 anni a quel livello di professionismo è 1 anno in più, è tanto, però io capisco anche che in questo momento chiaramente la salute è il primo tassello, dopodiché mi auguro che tutti possano arrivarci, ma non può essere questo il discrimine, anche se la Gazzetta invita a sentire proprio i campioni, no? Riporta anche diverse voci autorevoli, perché dopo tutto quanto all'introduzione su Tokyo, chiaramente su tutto quello che è il dibattito, il Giappone che preme, il CEO che dovrà decidere su cosa fare per queste Olimpiadi, e chiaramente si va poi dai protagonisti, ascoltate anche i campioni, ci sono insomma le fotonotizie e le voci di tanti, tra cui i nostri Viviani e Tortu per quanto riguarda l'atletica, il ciclismo, insomma, e altre voci. Vediamo, Paolo, qua è tutto un gran casino. Tu hai news, non so, di Role Quinte, di qualsiasi cosa a livello sempre sportivo o che so da riportarci? Mi ha fatto strano pensare al Wolfsburg che ha ripreso gli allenamenti, perché dice qui la nostra data è il 2 aprile, quindi ci dobbiamo preparare per il 2 aprile. Ho capito che la vostra data è il 2 aprile, però è una data indicativa, diciamo così, no? Perché la Bundesliga è fissata, il ritorno la ripresa della Bundesliga è fissata al 2 aprile. Sì, mi sembra chiaro che non riprenderà, cioè, credo. Mi sembra chiaro in questo momento, però hanno ripreso gli allenamenti, severe norme igieniche, abbiamo utilizzato esclusivamente la palestra. Secondo me è un rischio, anche se utilizzi la palestra in questo momento, caro Wolfsburg, però va bene. Ma il rischio è stare tutti insieme in ogni caso, esatto. Non è che poi veramente non te ce tumuli tutti insieme, cioè nel senso che sei solamente voi senza nessun altro per 8 giorni, e così qualsiasi cosa succede rimane tra di voi, ma non ci credo, capisci? Cioè non penso possa esserci questo livello di reclusione, non ha senso, tanto più che qualcuno li avverta che non penso che nessuno al mondo il 2 aprile ricomincia a giocare, cioè qualcuno in Germania glielo dica. Esatto, per esempio, esatto. Perché la pensiamo allo stesso modo, cioè voglio dire, ecco, è come se nessuno avesse frenato l'utito, cioè cosa? Dannate, che fate? Ma perché soprattutto, che qua tanto non riprende niente al momento? Leggo anche qualche flash per quanto riguarda il mercato, in realtà per quanto riguarda Roma magari si parla soprattutto di Mkhitaryan sulla Gazzetta, del trattenere, no? Il fantasista, una cosa di cui abbiamo parlato ultimamente più volte, caro Paolo, ora non Paolo. So, c'è tutto questo, ma basta, c'è tutto Paolo. Questo approfondimento a pagina 17, Roma il piano per trattenere il fantasista un altro anno, quindi si continua a tessere, no? La strategia per tenerlo, Paolo.
Sì, è vero, è vero. L'idea è quella di tenerlo, Mkhitaryan. Il problema era la tenuta fisica, però evidentemente quelle partite che ha giocato, le ultime, hanno convinto la Roma. Ancora non abbiamo certezze su questo, però l'idea di tenere Mkhitaryan in giallorosso c'è. Poi c'è sempre Minoraiola dietro, quindi... Diciamo che i rapporti con Minoraiola da un paio di stagioni sono ottimi, sta facendo parecchie operazioni con la Roma, quindi ci sta. Vabbè. Vero. Io propongo sempre anche qualche altro giocatorino, magari poi con Mino ci torniamo a parlare quando si sbloccano le cose. Certo è che l'incognita della tenuta fisica rimane, nel senso che è una cosa che avremmo voluto valutare tutti quanti, la Roma per prima, immagino, in questo finale di campionato che mi sa che manco ci sarà, quindi va a capire. Lo prendiamo un po' a busta chiusa, sperando che veramente che la prossima stagione, sì, quando comincerà, potrà vederlo con continuità in campo, perché è un ragazzo che, se sta bene, insomma, fa la differenza e lo ha dimostrato l'ennesima volta nelle ultime gare. Però è stato tanto tanto fermo quest'anno, spero sia veramente stato un anno casuale, ecco, che non si ripeta. Ma sì, se vediamo la sua carriera, lui di infortuni ne ha avuti pochi. Poi ovviamente arriva a Roma e succede quello che succede, però ragazzi, questo è uno che quando sta bene è un giocatore veramente importante, sopra il livello della media, l'ha dimostrato in queste ultime partite, lo abbiamo visto. No, assolutamente sì. Paolo, per quanto riguarda Zappacosta, ti faccio un nome che, visto che ha giocato 5 minuti e poi si è fatto male quest'anno, nessuno fa praticamente mai, sarebbe dovuto tornare proprio in questa primavera. Era chiaramente, con tutto quello che sta succedendo, non è successo perché si è fermato tutto, però lui era in prestito di un anno. Vero. Beh, ora è chiaro che poi nessuno ha potuto valutarlo nella Roma, perché però insomma la sua carriera, cioè, voglio dire, le caratteristiche del calciatore sono quelle. Pensi che si possa cercare di tenerlo, nel senso per magari scoprirlo l'anno prossimo e vedere come può andare, oppure ormai è andata così e quindi, cioè, sta finendo la stagione, tornerà al Chelsea, no? Lui è dal Chelsea, l'abbiamo preso un anno in prestito, sì, esatto, sì, è andata così. No, secondo me qualche chance di rimanere ce l'ha Zappacosta, magari anche farsi fare un altro anno in prestito. L'idea della Roma potrebbe essere quella di valutarlo, anche perché è un giocatore importante, lo aveva preso per fare il titolare quest'estate, poi anche lì siamo stati leggermente sfortunati per come è andata la stagione, quindi secondo me l'idea di tenerlo Zappacosta c'è. Bene, vediamo, lo scopriremo andando avanti. Qualche consiglio che hai usato dal calcio vuoi darcelo oggi, Paolino? Hai qualche idea? Culinario, dai, ti do un consiglio. Sentiamo che te sei inventato oggi, va, dai, spara. Allora vongole e asparagi, bella primaverile, anche se sembra inverno inoltrato, però oggi, dai, è primavera. Adoro entrambe le cose, quindi già mi trovi contenta, sì. Perfetto, apriamo le vongole in padella con un filo d'olio e l'aglio e le sbucciamo, però, quindi le leviamo dal guscio appena si aprono. Esatto, okay. le sgusciamo perché ci serviranno così. Poi puliamo gli asparagi con il pelapatate, levando la parte dura finale. Con quella centrale facciamo una bella crema con della cipolla, filo d'olio, le stufiamo. Sì. Poi frulliamo tutto e lo passiamo e ci facciamo una crema e la mettiamo da parte. Okay. Poi le punte e le tagliamo e le mettiamo da parte e le cuoceremo con la pasta. Facciamo una chitarra, quindi pochi minuti, 4 minuti, le cuociamo insieme 4 minuti. E allora, in un tegame, quando abbiamo tutto pronto, mettiamo le nostre vongole, la nostra pasta che abbiamo scolato con le punte e poi ci aggiungiamo la crema, mischiamo tutto, pepe e si mangia, prontissimo. Che bellezza, perché è veloce da fare. È veloce da fare, che sono tutte cose che ci mettono pochissimo a cuocersi, sono tutte cose buonissime, almeno a me piacciono da morire, e quindi un ottimo piatto, caro Paolo, bravo. Chapeau. Ci sei piaciuto, chapeau. Ora questi giorni lo step in più che devi regalarci è fare qualche piccolo mini video, roba corta, così che possiamo giocarcela tra i social e Chat 56, che è questo, anche questo nuovo programma in pratica di Teleroma 56, è un contenitore in realtà, vivo tutto il giorno, che raccoglie le nostre e le vostre testimonianze di questa quarantena, quindi siamo sia noi che voi all'ascolto. È un'idea molto molto carina e ringraziamo tutti coloro che stanno collaborando, tra cui tra l'altro chiaramente Cangi Chiodo
Jacopo Porri, che su tutti montano, fanno, dicono, fanno regia anche da casa, in realtà poi no, Alberto viene chiaramente qua, e quindi collabora anche tu, caro Paulino, mandaci qualche pillola anche delle esecuzioni di tutte le cose buone che ci consigli e che ti fai anche a casa, va bene? Assolutamente, molto assolutamente. Bene, intanto per questo consiglio dopo puoi relazionarti con Cotu per metterlo anche online volendo. Ti mando tantissimi baci, tutti da lontano, che si può ancora fare, e poi ci sentiamo domani, Paulino. Grazie Vale, grazie a tutti. A te un bacio.